Benvenuti in questo video e vediamo l'equazione chimica attrae una donna in 5 minuti. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che se vuoi sul canale ti puoi abbonare per usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti. Per farlo basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare va col computer. Inoltre puoi anche fare una donazione al canale, se il video ti piace, anche un caffè ben accetto, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie. Ma veniamo al tema, l'equazione chimica attrae una donna in 5 minuti. Allora, vediamo, partiamo... Allora, l'attrazione tra uomini e donne è sicuramente un intreccio di elementi emotivi, fisici, mentali, che potremmo descrivere, tra virgolette, in una sorta di formula chimica o quello che viene percepito come chimica. Quindi la chimica, se vuoi generare chimica in una donna, devi utilizzare proprio elementi fisici, emotivi, mentali che ti consentono di fatto di attrarre questa donna. Questi sono elementi molto molto importanti e fondamentali. Ovviamente bisogna tenere conto di tanti fattori, è importante imparare a tenere conto di fattori diversi che possono però essere utili per attrarre, conquistare, sedurre la donna che ti interessa. E non tutti i fattori però sono descrivibili, diciamo, come se fossero un'equazione chimica, però buona parte di essi possono essere sviluppati in questo modo, quasi come se fossero una formula chimica, come se fossero un'equazione chimica. Cosa bisogna fare? Allora, è importante sottolineare che, diciamo, non esiste una formula magica, tuttavia ci sono alcuni aspetti che possono contribuire a creare una connessione chimica significativa. Cerchiamo di esplorare quali sono questi aspetti che ti consentiranno di attrarre, sedurre, conquistare e far innamorare la donna che ti piace. Il primo è sicuramente l'empatia, cioè una donna deve sentirsi amata, deve sentire che tu la comprendi, deve solo percepirlo, non è detto che accada. L'empatia è un elemento chiave per questo processo, quindi impara ad ascoltare una donna e a farle delle domande, per farle tirare fuori quelle che sono le sue emozioni. Più emozioni tira fuori, più si innamora, più si innamora, più si coinvolge. Quindi molto importante esplorare, diciamo, tutte le possibilità per farla innamorare. E quindi che cosa bisogna fare, che cosa devi fare praticamente per far innamorare una donna creando empatia? Ascoltala e falle alcune domande in modo tale da poter amplificare quelle che sono le sue emozioni. Io suggerisco sempre, contami una cosa bella e una cosa brutta che ti è capitata, perché questo farà sì che questa donna, scusate, salute, che se ne va! È importante perché questa donna in questo modo tirerà fuori quelle che sono le sue emozioni e quindi tu starai dando indirettamente un servizio alla sua parte emotiva e questo lo farà innamorare, la coinvolgerà. Servirà a creare un legame chimico profondo. La seconda cosa è sviluppare, diciamo, intelligenza emotiva attraverso la comunicazione. La comunicazione efficace, la comunicazione profonda è essenziale per creare una chimica duratura. Essere in grado di esprimere i propri pensieri e sentimenti è importante per stabilire una connessione profonda, soprattutto far sì che li esprima lei. Inoltre, sviluppare intelligenza emotiva
può favorire la comprensione reciproca, la gestione delle emozioni e creare un terreno fertile per l'attrazione reciproca. E poi è importante farle credere che ci siano degli interessi comuni, che ci sono o che ci siano o che non ci siano, e delle passioni condivise. Trova interessi comuni, trova passioni condivise, può essere un punto di partenza per creare una chimica con una donna. Partecipare ad alcune attività apprezzate da entrambi può creare tra l'altro degli ancoraggi emozionali positivi, può favorire la connessione, creare ricordi significativi. Tuttavia è importante, diciamo, rendersi conto che bisogna anche talvolta stimolare più intensamente le emozioni. Quindi, ad esempio, facendo leva sui turbamenti, cioè sulle emozioni compresse e non espresse. Ovviamente bisogna gratificare anche la parte logica, quindi la parte logica vuole rispetto. Il rispetto, da un punto di vista logico, è fondamentale per una chimica duratura. Mostrare rispetto per le opinioni, per i desideri e per i confini personali, cioè non invadere e non lasciarsi invadere i confini personali. Cioè, manteniamo sempre un'area di mistero, manteniamo sempre un'area in cui non la facciamo entrare. È molto importante questo. Poi, tra l'altro, un altro punto molto importante, per attrarre una donna è importante sviluppare un senso di autostima e prendersi cura di se stessi. Cioè lavorare sulla propria autostima, mantenere uno stile di vita equilibrato. Può trasmettere fiducia e sicurezza. L'attrazione si basa sulla valorizzazione delle qualità individuali e sull'apprezzamento del proprio valore. La base di ogni relazione significativa è comunque l'empatia, essere emotivamente significativi per quella persona. E inoltre, diciamo, anche se non esiste una formula magica per attrarre le donne, lavorare su questi elementi consente, diciamo, di creare una connessione profonda sotto tre punti di vista, che sono il punto di vista emotivo, il punto di vista fisico, anche stimolando l'attrazione, andando a giocare un po', ad esempio con la cinestesica, creando dei contatti casuali su zone erogene secondarie, che possono essere il collo, le orecchie, avvicinarsi mentre si parla all'orecchio di questa donna, insomma, andare a stuzzicare, quindi per creare anche una connessione, fisica e una connessione logico-razionale, una connessione emotiva. In questo modo si creeranno tutti questi aspetti che vengono percepiti come chimica e la donna si sentirà attratta da te. Tutto questo può avvenire molto rapidamente, diciamo, bastano veramente pochi minuti, meno di 5 minuti, per creare una connessione chimica anche molto profonda. Bene, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Ti ricordo inoltre che ti puoi abbonare al canale, abbonarsi è facile, basta andare nella home page e il tastino abbonati. Il tastino abbonati lo trovi vicino al tastino iscriviti e puoi selezionare l'abbonamento preferito. E per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ti ricordo che puoi anche fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video e cliccare sul tastino Super grazie!